Nel 1898 il commendator Celestino Piva, all'epoca residente negli Stati Uniti, donò al sindaco di Valdobbiadene, il cavalier Ferdinando Piva, suo parente, una cospicua somma di denaro per la costruzione di una nuova scuola elementare. L'edificio, progettato dall'ingegner Giuseppe Fassina, fu arredato con le forniture di una ditta americana che, proprio grazie all'allestimento della scuola di Valdobbiadene, vinse il primo premio all'Esposizione Universale di Milano nel 1906. L'edificio nacque con una conformazione ad U, ad un solo piano. Nel corso del tempo venne alzato di un piano e nella corte interna fu realizzata una palestra. Fu destinato a scuola elementare fino al 1967, anno in cui trovò invece sede l'Istituto Professionale per il Commercio fino al 2001. Il recente intervento di recupero del patrimonio storico-architettonico è stato finalizzato a restituire all'immobile l'originario splendore, adeguandolo alla normativa di sicurezza. Con la nuova destinazione d'uso dei locali, l'amministrazione comunale ha voluto mantenere l'originaria vocazione del palazzo, già sede di istituti scolastici, quale spazio deputato primariamente alla valorizzazione della cultura e delle realtà associative, alla promozione delle risorse turistiche locali, nonché sede prestigiosa della vita istituzionale. L'edificio oggi ospita la biblioteca comunale, la sala consiliare, l'associazione culturale Amici della Musica di Valdobbiadene, l'archivio comunale, l'auditorium e sale per le associazioni.